che vuoi, non mi sfiora nemmeno. A me tutti e due con questi tatuaggi, questa sembra la mappa del tesoro che chissà che trova lì. Comunque ti ha portato il caffè stasera. Sì, ma è finzione scenica perché è incollato. Ho capito, ma non ti basta mai. E quindi anche peggio. Oh, un cappello. Eh no, questo non è un cappello, questo è il cappello. Bravo. Entro io con Pasquale, così divento. Così divento. Non sono più la giurata, ma sono la fidanzata di un concorrente. Facciamo uno scambio. Volevo fare i complimenti alla Smith. Mi piace da morire come sta commentando le coppie oggi. Complimenti. Sinceri. Grazie. Sinceri. Oh sì, me ne frego davvero. Sì, me ne frego. Prendi di gioco di me che ci credo. Amore panna montata, veleno, ne voglio ancora. Eccoci qua. Allora, Guglielmo Mariotto, buongiorno. Buongiorno. Samantha è ritornata con noi. Oh, Virginia, la nipote buongiorno, della mitica Iva Zanicchi, che ne ha combinate tutti i colori, ecco, tanto per cambiare. E poi abbiamo Giadalini, che è la ballerina di Gabriel Garco. Allora, intanto come sta? Ecco, questi sono il reparto parenti e amici degli infortunati, questo. No, non voi, questo qua, da questa parte di sinistra. Dunque, come sta Gabriel? Insomma, diciamo che è stata un po' dura ballare questo sabato, però lui ci teneva tantissimo, ha detto io ballerò lo stesso anche senza il braccio, siamo riusciti a portare una coreografia. Ce l'abbiamo. E non molla. E speriamo davvero che mercoledì avremo l'esito e sapremo se c'è la rottura del tendine oppure se è solo uno strappo, quindi io spero che non sia niente di grave, insomma. E poi comunque, però avete riuscito a ballare, siete riusciti a ballare, no? Sì. Allora vediamo come hanno ballato e poi quello che era successo. Divinamente bene. Divinamente. Perché non è facile tenere l'equilibrio con un braccio solo. Appunto, divinamente infatti. Bene, quello anche troppo, senza le gambe balla bene. Sei sempre il solito, Mario. Ma guardalo. Che valeva per due. Cosa, Mariotto? C'è il braccio talmente lungo che valeva per due, ma pensavo che valeva solo quello, con le gambe, e andava benissimo. Lui c'ha un swing. Il swing è quel qualcosa che... Anche il movimento del bacino che non è male. Ma non è solo il bacino, perché il bacino è una cosa, il swing ti porta il corpo. E il senso tutto della musica. Quanto cioè, è una frusta che si muove così. Però perché non dite quanto è stata brava Giada a ballare? Francesca, tu che sei una ballerina professionista, Francesca Natta, ma cioè riuscire a far ballare un ballerino che, poverino, giustamente, non si sa se si è rotto o non si è rotto, però guardate come stava, non era mica facile.
Che no, voto diamo a Giada? Perché poi i ballerini sono quelli che... 10! Francesca. No, darei anche un 10 più, insomma, un 10 lode, anche perché comunque tenere le direzioni del movimento in questa estrema velocità e pulizia tecnica nello stesso tempo è stata bravissima. Cioè, comunque è riuscito a guidarlo senza toccarlo nel punto di dolore, fargli mantenere le direzioni, quindi è assolutamente tecnicamente bravissima e sempre col sorriso. Ecco, già, perché ad esempio quando voi avete fatto le prove, immagino che ogni volta che tu, come dice no, Francesca, toccavi dove lui stava male, poteva essere un dolore acutissimo, no? Allora, diciamo che è stato un po' problematico perché noi l'ultima prova l'abbiamo fatta giovedì. Poi lui non se l'è sentita col braccio, io gli ho detto manteniamo la stessa coreografia più o meno, ovviamente senza il braccio lui un equilibrio diverso, però non volevo già comunque era... E quindi non abbiamo fatto delle prove reali, la prova è stata questa in diretta, diciamo. Senti, che voto avete dato a Gabriel? Indovina. No, vabbè, tu 10 sicuro, gli altri tutti 10? No. Che voti ci sono state? No, insomma, comunque cinque, voti no, alti. Cinque, sono state cose... Allora, vero, vediamo no? La Zanicchi, Virginia, Virginia Bella, ecco. Dunque, cosa ha combinato? La presa finale con effetto a sorpresa. Che ha fatto, Iva? Incredibile. Il ponte. C'è il finale, Iva? No, è questo il finale. No, applauso! Questo no, è il finale! No, il finale, la presa. Beh, questo era un bel finale, perché ho fatto... No, la presa. Maestro, rullo di tamburi. No, lo deve essere un gran rullo. Vieni. Vai. Un gran... Gira. Pronta? Vai. Vai. Oh, sì, me ne frego davvero. Sì, me ne frego. Prenditi gioco di me che ci credo. Stamore panna montata al veleno. Ne voglio ancora. Vai. No. È lui che non è capace. È lui che doveva uscire. Infatti lei dice lui doveva uscire. Sì, sì, solo che ha fatto bloccato. Eleonora, 82 anni fa il ponte, io sarei rimasta rossa sì, in tutti sì, io sarei rimasta là proprio. E non ha nessun dolore, questa cosa è dell'età che non è giusto. Questa cosa dell'età, basta questa cosa dell'età. Beh, scusa, va premiata. Niente, voglio vedere più spesso. Lo so, però non importa, però gli metti 72 addosso, questa deve arrivare in finale. Altro che. Ecco, adesso che dice nonna? Ma allora, ero un po' incerta, insicura di questa coreografia, infatti ci sono stati un po' di errorini nei suoi passi, però alla fine con questo... Gran finale ha stupito tutti. Allora vediamo che cosa gli ha detto la giuria, tutti e due, giusto questo? Sì, i giudici come hanno commentato l'esibizione di Iva Zanicchi e Samuel Peron. Non so se dire povera Iva Zanicchi con Samuel, o povero Samuel Peron con Iva, non lo so. Secondo me però loro viaggiano molto sul fattore simpatia, attenzione. Sì, si divertono tantissimo. Povera Zanicchi. Io sono combattuto. Sei combattuto, perché? Ho combattuto, sì, perché lei mi fa impazzire. Però il ballo, francamente... Ancora tanto, tanto da lavorare. E poi chapeau per il ponte. Con Iva avete sempre tutti un occhio di riguardo. Ma come? Mi ha dato 5, 4, 6, no. Che riguardo? Beh, c'è già tanto, insomma. Vabbè, cioè, 5 è già grasso. Zero. Io l'ho vista ballare e l'ho vista fare, l'ho vista che ci si dedica. C'è un... Una bilancia, lui stesso ha richiesto, lui sta lottando per far sì che ci sia meno caciara e più ballo. Iva Zazzaroni, 6. Fabio Canino, 8. Carolyn Smith, 6. Grazie. Selvaggio Lucarelli, 3. Guillermo Mariotto, 8. Grazie. Totale di... 31 punti! Ma no, ma grazie! Ecco qua, va bene, dai, siete stati bravi. Mi dicono forse c'è Gabriel al telefono? Sì. Gabriel Garco, intanto questi sono i voti che avevo chiesto di Gabriel invece. Allora, tu gli hai dato 10, Selvaggia 7.
7, caro Linotto, Caninotto, beh, insomma, un buon voto. Un tendine spaccato e balla così, gli do anche 22. Altro 20. Diamogli 100, oh, ma così ce li ha anche per allora, lui ha avuto quello che ha avuto l'asse. L'asse si è spaccato proprio in diretta gli è partito, gli si è formato un buco qua. Pronto, Gabriel? Ah, c'è. Pronto. Ciao, Gabriel, come stai? Dimmi un po'. Sono a letto un po' dolorante che continua a imbottirmi di antidolorifici. Mamma mia. Senti. Però va, va. C'è Giada qua, che Ciao, la vedo. Sì. Ciao. Ma è più preoccupato Guglielmo Mariotto che Giada, tu ti rendi conto? Gabriel. Un bacione anche a Samantha. Che poi non aveva capito dove stava andando, mi stava mandando a quel paese a un certo punto. Senti, Gabriel, ma quando è che sappiamo? Però. Quando è che saprai qualcosa, che sapremo qualcosa? Allora, mi hanno detto che forse hanno anticipato il tutto e si fa tutto domani. Bene. In bocca al lupo! Spero. Grazie, speriamo non crepi, viva il lupo. Sì, viva il lupo. Ecco, allora, viva il lupo. Allora, domani sapremo se ti sei rotto il tendine. Beh, spero di no, incrocio le dita. Speriamo di no. Vuoi mandargli un abbraccio virtuale? Tesoro, sì. Dov'è Gabri? È già un giorno senza prove con lui, mi manca già. Sei tutti noi, dai. Gabriel, ci manchi. Siamo positivi. Vai, Gabri. No. Vieni a trovarci. Ciao, grazie a tutti, un bacio. Ciao Gabriel. Davvero, in bocca al lupo, si risponde? Viva il lupo! Ciao.